Ciao a tutti, siamo a Roma, Italia 5 Stelle, è una esperienza indescrivibile, non possono essere usate delle parole per raccontare quello che si prova qua, dovete esclusivamente venire, venite oggi e domani, sono due appuntamenti spettacolari per incontrare i nostri portavoce, i nostri ministri, ci sarà anche Beppe sul palco, ci saremo noi regionali e tutti i sindaci. E qua è anche un momento per fare rete, raccontare delle principali iniziative fatte in Regione Toscana, abbiamo completato appena ora un'agorà della Regione Toscana, dove si è parlato del tema lavoro e sviluppo economico. Come sapete, la nostra regione toscana c'è molto da fare, soprattutto sulla costa, che conta meno 18.000 lavoratori rispetto alla media della regione toscana. Si può creare sviluppo economico, migliorare la qualità della vita dei toscani con le proposte, per esempio, sull'economia circolare e sulla transizione economica alla blue economy. Come sapete, ho attivato un tour, l'Ecoimpresa Tour, negli ultimi mesi ho incontrato decine e decine di imprese e tutti ci dicono: bene, il tema dell'immigrazione, sappiamo che ci sono problemi sulla sanità, ma abbiamo bisogno non di grandi opere, abbiamo bisogno di piccole infrastrutture diffuse nel territorio, della messa in sicurezza delle strade provinciali, degli scali ferroviari che funzionino, che in modo tale da alleggerire il traffico pesante su gomma, sulle arterie, principali arterie autostradali, portarlo su ferro. Chiedono una sburocratizzazione, un decreto end of waste, che sono tutti temi nazionali con i quali noi con i ministri e i sottosegretari siamo in stretto contatto e stiamo lavorando anche raggiungere questi obiettivi. E in Regione Toscana stiamo facendo proposte per le infrastrutture, per i rifiuti, come sapete, per un nuovo piano regionale dei rifiuti zero mirato all'economia circolare, lo stiamo facendo anche grazie alla commissione d'inchiesta che ho attivato sul tema dei rifiuti per migliorare la gestione dei 9 milioni di tonnellate di rifiuti speciali prodotte dai 15 distretti toscani che contano più di 500.000 addetti e per gestire in modo virtuoso i 2.300.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. Se fossero approvate le nostre proposte di legge sull'economia circolare, lo faremo quando andremo al governo della regione, potremo creare fino a 10.000 nuovi posti di lavoro. In questo modo e con la diversificazione della produzione dell'energia rinnovabile, che non deve essere solo geotermia, ma si deve aprire a tutte le fonti, possiamo creare un futuro migliore per la nostra regione. Forza ragazzi!